Facciamo attenzione, perché è vero che noi abbiamo tante partecipate che sono degli stipendifici, quindi che sono serviti negli anni per creare consenso politico, ma ci sono fior fior di sentenze in questi giorni che stanno uscendo dalla Corte dei Conti, delle sezioni regionali di controllo, che stanno dicendo come la prospettiva di cancellare automaticamente tutte le partecipate che hanno meno dipendenti che amministratori sia una prospettiva che non può essere attuata, perché ci si sta rendendo conto che molto spesso esistono anche delle partecipate così costruite che invece erogano un servizio economico e funzionale. Quindi questo attacco a tutto ciò che è pubblico, che è stata un po' parte della demagogia renziana, si sta scontrando con la triste realtà. Cioè, purtroppo non sempre privatizzare tutto va nella direzione di tagliare i costi. E questo non lo dice la Lega, ma lo sta dicendo la Corte dei Conti in tutta Italia, insomma. E sì, per quanto riguarda poi i dati sull'economia, se mi permette un'ultima battuta, Renzi ci aveva dato, è vero che abbiamo un segno più, un leggero segno più, ma va ricordato che questo leggero segno più è stato costruito col freno tirato, cioè siamo partiti dallo più 0,4 di inizio anno e siamo finiti al più 0,1 di fine anno. Sì, diciamo, ci avevano che... raccontato che gli incentivi sull'occupazione avrebbero dato chissà quale rilancio dell'economia, in realtà cosa è successo? Hanno semplicemente convertito dei contratti a tempo determinato in contratti di tutele crescenti, che significa comunque contratti precari, e non c'è stata di fatto nessuna nuova occupazione, quindi anche la drogatura del sistema che ha fatto Renzi con i tagli all'IRAP si sta rivelando inefficace come misura, come la Lega aveva sostenuto dall'inizio.